all'Aquila e mi è arrivata la proposta di questo provino, un po' controversa come cosa, perché io all'Aquila dovevo tornare a Roma per fare il provino di un film all'Aquila. Sono tornata a Roma, ho fatto questo provino e all'inizio io ero molto titubante perché avendo stretto amicizia con tanti ragazzi di lì che avevano perso tutto, dai propri cari alle basi proprio della loro vita, alla casa, che voglio dire, è un concetto che racchiude molte sfaccettature al suo interno. Io ho detto, se è un film strappalacrime, drammatico, tragico, non mi sento di farlo perché mi sembrava quasi irrispettoso nei confronti delle persone che avevo conosciuto. Poi ho letto la sceneggiatura, Giuseppe è stato molto carino, abbiamo parlato, ci siamo confrontati e ho visto che era un film assolutamente leggero, allegro, spensierato e finisce con un grandissimo messaggio di speranza, cioè nonostante una tragedia come quella che c'è stata, la vita va avanti, i rapporti umani vanno avanti, i sentimenti fortunatamente ci sono sempre più forti di prima, soprattutto per quegli adolescenti, quei ventenni che voglio dire all'interno hanno un mondo molto complesso. Quindi ho preso parte a questo film e mi sono ritrovata di nuovo nella realtà aquilana. Ed è stato bello con i miei colleghi entrare in punta di piedi dentro queste tendopoli e poi rendersi conto quasi di far parte di loro. Loro sono stati assolutamente carinissimi, vedevamo la signora anziana alzarsi di mattina e andare a lavare i panni e quindi è stata un'esperienza bellissima. Io dico ringrazio io Giuseppe e comunque la città invisibile perché mi ha arricchito davvero tanto, non sono parole fatte, voglio dire, non stiamo parlando di una cosa messa in piedi, è successo davvero. Quindi mi ha arricchito molto e mi ha fatto vedere determinate cose da un altro lato. E fare questo film è stato assolutamente sensazionale, forse nessun film potrà darmi quello che mi ha dato La città invisibile, di questo ne do merito anche a Giuseppe Tandoi, tutto qui. Scusatemi se non rimarrò con voi, ma ho avuto un imprevisto da Roma e quindi mi dispiace, spero che il film vi piaccia. Grazie.